Non sono esperto di questi candelabri per la verità, perciò l'ho apprezzato molto e imparato molto, però il dubbio mi è rimasto. Lei ha fatto benissimo a rimettere in rapporto il mito con la storia. Secondo me il mito va in maniera, va per conto suo rispetto alla storia, non può essere considerato semplicemente uno specchio. Però questo lo devo dire. Ecco, la questione si risolve con l'adozione di documenti e nessun documento dice che, se credo, almeno è stato citato, che questa maschera risale al nono secolo, mi pare, dopo Cristo, vero? Non c'è nessun documento. Nel nono secolo c'erano le invasioni barbariche, Ecco, per cui l'invasione ci si è barbarica. rifatti a quel periodo. Quindi è una deduzione. Però noi devo dirlo amichevolmente, perché lei sa che sono stato anche grato per la sua solidarietà, ma invita a maggiore prudenza. Beh, nel senso che sto dicendo dove nascono i miei dubbi, che in questo caso non sono dubbi basati su un'intuizione non documentata, eccetera, come lei ha fatto. Ora, diciamo che in effetti la paura del Moro non è soltanto tipica dei paesi che hanno avuto a che fare con i Mori. C'è tutte le età medievali, anche la moderna, ha conosciuto una, la più grande paura, la più grande, questo è storicamente documentato, è la più grande paura, non era tanto la peste nera, erano i mori, quindi anche nei paesi di montagna c'era questo terrore dei mori. Vi racconto un episodio: io sono nato in un paesino molto piccolo, insieme a Alessandro Leccaletto, sui monti. E vedi, allora, io ero piccolissima, c'erano le persone anziane che di tanto in tanto, misteriosamente, uscivano dal paese, andavano in una grotta e qui recitavano. Cosa recitavano? È lo scontro tra i saraceni e i cristiani. Ma quando mai i saraceni, i miei concittadini, non hanno mai visto i saraceni, non hanno mai visto il mare, allora, figuriamoci cosa. Quindi era questa paura che si espandeva, appunto, come la paura, quindi, della peste. Io una volta l'ho seguita, e ora devo dire quello che ho visto, non vi scandalizzate, c'è una parola, c'è una parolaccia. Allora c'erano due che stavano, c'era il musulmano, il saraceno, e poi c'era il cristiano. E sentivi dire, dammi la, voi sapete la storia di Durindana, la spada di Elena e di Orlando, eccetera. Uno diceva, dammi la Durindana, l'antico di, non ci sono sensibili, eccetera. Quindi questo si raccontava fino ai nostri giorni questa storia. Perciò l'altro dubbio che mi viene, ma i saraceni perché? Se fosse un saraceno, intanto matamoro significa uno che ammazza i mori. E quindi non è un cristiano, è un cristiano, non è un. Ma E al quindi, carnevale ci si traveste. allora, ecco, si traveste, e diciamo, questa potrebbe essere, sì, questa potrebbe essere una risposta, senza dubbio. Però, ecco, però che c'entra la gomma, allora? La gomma Non è una gomma, quello è un cuscino per ripararsi dalle bastonate. è lo stesso, la gomma, sì, siamo lì, siamo lì. Vabbè, questa è l'impressione nostra. Beh, no, sto dicendo dei dubbi, in questi casi bisogna essere sempre prudenti, eccetera, no? Quindi due osservazioni. Uno, Matamoros significa ammazzo i mori, non che viene ammazzato. Poi, d'altra parte, se voi iniziate la storia di Lucio Neda sul teatro, si chiama La Lucilla Costante, è la prima commedia con Lucio Neda, creata da Fiorillo. E lì ci sono due personaggi antagonisti. Uno è Pulcinella e l'altro è Matamoro, che significa ammazza i mori, che poi era lo stesso interpretato da Silvio Fiorillo, l'autore della cosa. Quindi c'è Matamoro, che è Moro, che è uno che ammazza i mori, un cristiano. E poi c'è Pulcinella, che è il suo antagonista. Guarda caso, adesso ci sta una che sono in causa. Per quanto riguarda quello, potrebbe dire sì, ma la maschera. C'era la mezza maschera, però ecco, io anche i libri non conosco molto bene l'Abruzzo per quanto riguarda questo aspetto, però ricordo una volta di aver letto un libro di una signorina molto intelligente che aveva scritto la tesi di laurea proprio sul Consedune, che adesso lavora presso la sovrintendenza, credo, in cui dice: durante il carnevale, no, ci sono dei ragazzi, ci sono delle macchine
maschere di Pulcinella, vestite con Pulcinella, con il viso interamente tinto di nero. E quindi il secondo dubbio che affiora, io penso che converrebbe prospettare le varie possibilità. Questa è una lettura di carattere storico, che crea un rapporto stretto che ha storia, non è corso, che è anche legittimo, questo ci mancherebbe. L'altro invece è rivendica il mito, cioè il mito, cioè l'immaginario collettivo, eccetera. Allora, e qual è la differenza tra la storia e il mito stesso? Perché sono sempre stesse teoriche a fondo. Bene. Quindi c'è una possibilità e l'altra. L'altra possibilità è che ci trovo davanti a una maschera di Pulcinella particolare. Le maschere non sono sempre le stesse maschere, si adattano ogni volta ai nuovi contesti. Quindi chi ci sta è probabilmente dipeso da questo, ecco, ma intanto. Poi per quanto riguarda la nostra gentile coordinatrice, non si tratta di porre la dialettica, anche se non ce la facciamo, abbiamo questa cosa. Ma se fosse questo il problema, ognuno sarebbe scritto il suo saggio, il suo articolo, eccetera. E avrebbe quello, tanto per una difesa anche elementare del proprio interesse dal proprio lavoro. Invece no, la nostra scelta è un'altra, è stata quella di vincere. Naturalmente un comandante, non solo il regoletto d'altra parte, no, intanto combatte i suoi in quanto prospetta la possibilità di vittoria. Non perché si deve vincere, ma perché in una questione di merito il senso e l'orgoglio stesso di quello che si fa quando accompagna le operazioni, già questo che conta, già questo che conta, ed è questo che fa vincere, secondo me.